Rieccoci qua in questo secondo tutorial nella creazione di un bootloader. In questo tutorial probabilmente vedremo la parte più importante del bootloader, che è semplicemente il kernel. Quindi vedremo la realizzazione del file kernel.c. Quindi creiamo un file che si chiama kernel.c e la compilazione anche di codesto, di questo. Allora, prima cosa che dobbiamo fare è creare una funzione che sarà void. Allora, prima di tutto mettiamo qua un attimo le funzioni che andiamo a creare. Allora, questo file è il file 2. kernel.h.c. Presenta le seguenti funzioni: print, che gli serve un parametro char per msg, virgola, int color, virgola, unsigned int line. Questo è molto importante ed è un ritorna void. Potremmo anche farlo ritornare a int, come sono poi la funzione veramente della libreria standard, che printf ritorna a un tipo int. Quindi se ci sono degli errori nel printaggio a schermo, quindi nella scritta a schermo, ritorna a false, ma non succede quasi mai, quindi non ci interessa. Questo qua cosa fa? Questa funzione schermo una scritta un dato colore data riga. Poi abbiamo una funzione che è clean, void clean. Questa funzione pulisce il buffer, lo screen buffer. Poi abbiamo altre due funzioni, ma non fanno. Poi vabbè, abbiamo void di main, la quale però deve accettare due argomenti, quindi dobbiamo passargli due argomenti che sono void per mbd, virgola, unsigned int magic, che è il main funzione main. Poi altre due funzioni che però fanno parte di un altro tutorial che andremo ad aggiungere in seguito, quindi non in questo tutorial non le analizziamo. Ok, iniziamo subito a creare i prototipi delle funzioni. Quindi avremo una void print che accetta appunto questi tre argomenti qua. Quindi un argomento di tipo un char per, un colore, poi vedremo anche per il colore perché avremo specificatamente dei colori di default. Poi abbiamo una funzione void clean, e queste due sono le prime due funzioni che. Ok, iniziamo e poi abbiamo void di main con questi argomenti qua, però questo non possiamo declararlo come prototipo perché è il main della funzione. E abbiamo molti problemi. Se vi chiedete come nel Mac, se avete impostato scusate, nel Linux, avete impostato come me la tastiera in italiano, come si fanno le parentesi graffe? Molto semplice, si fa Alt GR e la freccia in su, sopra CTR della tastiera, così abbiamo le due parentesi. Ovviamente con i tasti dove c'è una E, dove c'è nella mia tastiera c'è una E dove ci sono le due parentesi quadre, una aperto, l'altra chiusa, ovviamente seguendo questi ultimi, quindi Alt GR frecce parentesi aperte per aprirle, il contrario per quella chiusa. Comunque, iniziamo subito la funzione main. Questa qua è molto interessante perché vedremo a cosa serve quel valore che vi ho detto, molto importante, scrivetelo bene. Ok. Allora, if magic è disuguale da 0 per 2 BA di BA, no, scusate,
BAD B002. Ok, cosa ci serve questo? Questo ci serve per evitare problemi di compatibilità. Comunque, non controlliamo se è uguale all'indirizzo che le abbiamo dato, ma se l'indirizzo successivo, perché l'indirizzo che le abbiamo dato era 0x1 BA di B009, invece controlliamo a 2 BA. Quindi, ogni volta che questo è disuguale, vogliamo avere un errore. Quindi, prima però dobbiamo essere sicuri di pulire lo schermo. Però questo lo facciamo in qualunque caso. Quindi, comunque vada, puliamo lo schermo. E quindi qua scriviamo print e il messaggio di errore. Io ho scritto il bootloader del sistema operativo è occorso in un errore. Ha riscontrato un errore. Punto. Riavviare il computer e riaccenderlo per risolvere l'errore. Poi dobbiamo specificare un colore. Il rosso è 0x04 e una linea che vogliamo stamparlo è la linea 1. Se però volete, possiamo anche utilizzare all'interno di questo il backslash n, che in tutte le funzioni di printf è importante, però dobbiamo essere sicuri che la linea dopo non la chiameremo 2, la chiameremo 3, perché cosa succederà? Vedremo nella funzione. Succederà che la seconda linea diventerà la linea 2, quindi noi per riscrivere sulla linea 3 dobbiamo mettere. Adesso andiamo qua. Qua abbiamo pulito lo schermo, però è meglio essere sicuri che sia comunque pulito, perché magari abbiamo dei messaggi fuori che provengono magari da qualche funzione. Qua potremmo aggiungere tutte le funzioni che vogliamo. Ad esempio, check CPU. Check CPU type, se restituisce l'errore, è impossibile accedere al CPU, questo ce lo scrive a schermo. Scriviamo, qua possiamo scrivere quello che vogliamo, io ho scritto print il bootload caricato il kernel con successo. Il colore bianco è 0x7 e la linea è la prima. Un altro motivo perché lo mettiamo in modo che ci pulisca, perché qua se ci fosse la linea 1 noi la stampiamo sulla linea 2, dovremmo mettere la linea 3. Qua possiamo scrivere ancora, lo mettiamo in rosso. Scriviamo caricamento kernel. Caricamento moduli di sistema. Alla linea 2, ovviamente, perché non auto-incrementa le linee automaticamente. Poi magari lo risolviamo, questo problema. Ok. Rieccoci qua, mi avevano un attimo chiamato una persona al telefono, quindi ho dovuto rispondere. E lo mettiamo alla linea 3. E poi mettiamo un'altra scritta. Poi magari, come dicevo, possiamo ampliare questa funzione, magari in un futuro tutorial. Caricamento moduli di sistema completato. 0x074. Ok? Cosa molto semplice. Adesso vediamo la funzione. Però prima di vedere la funzione, io supporrei di vedere la funzione clear, che è anch'essa molto interessante. E qua
faccio, mi sono stampato le funzioni che avevo sviluppato per non dimenticarmele, perché quindi iniziamo dall'implementazione della funzione clear. Void clear, chiamata clear, potremmo chiamarla anche clear screen, ma io l'ho chiamata clear per comodità fondamentalmente. Allora, char per mem uguale a char per 0 per b 8 0 0 0. Ok, cosa fa sta cosa? Benissimo. Noi andiamo a inserire il buffer, noi andiamo a inserire la scritta all'interno di un indirizzo accessibile all'avvio del sistema, che è proprio questo, 0 per b 8 0 0, che è l'indirizzo che il BIOS ci lascia libero per riuscire a introdurre del testo ed essere stampato a video. Quindi al momento che noi creiamo un puntatore, perché noi stiamo creando un puntatore a questo indirizzo, noi riusciamo ad accederci e a inserirci delle informazioni. Noi inseriamo la scritta A e questa scritta viene inserita e quindi poi stampata automaticamente. Adesso non è difficile capire cosa faccia la funzione mem. Ovviamente fa while per mem, quindi il puntatore di mem non è uguale a 0. Io lo chiamo null, poi lo definiamo. E null cos'è? Perché se non è definito, andiamo a definirlo subito. Define null 0. Ok, ovviamente cosa facciamo semplicemente? Gli diciamo che mem è uguale a null e incrementiamo mem. Quindi cosa fa sta cosa? Semplicemente questa cosa semplicemente loopa fino a quando la memoria non è null, setta la memoria corrente, il puntatore della memoria null, e lo incrementa. Quindi fosse 0, qua diventa 0, fosse quello. Quindi loop infinitamente e ci pulisce lo schermo, perché pulisce l'indirizzo di memoria, quindi fa sì che nell'indirizzo di memoria non ci siano più dati. Ok, iniziamo quindi la funzione print vero e proprio. Void print. Abbiamo detto che abbiamo bisogno di un char per msg. Lo cambio. Msg. Int color. Un signetto. Int line. Quindi prima cosa che facciamo è ricreiamo un puntatore all'indirizzo che precedente, quindi mem uguale a char per 0 per b 8 0 0 con 3 zeri. Ah no, scusate, con 4 zeri. Scusate, avevo sbagliato. Ok. Poi non è finita. Poi facciamo un signet. Questo ci servirà in futuro quando andiamo a fare che le linee si incrementano automaticamente senza dover specificare il numero delle linee in cui dobbiamo. Però momentaneamente ho sviluppato questa soluzione. Stavo sviluppando prima di fare questa soluzione per far sì che. Ok, metto il punto. Questo qua. Vado a capo. Però io posso di nuovo mettere 2 e lui fa sì che sia 3, però così, quindi avevo sviluppato queste piccole cose qua, ma non funzionano, quindi però per comodità le scriviamo e poi le mettiamo a posto in un secondo momento. Poi settiamo che i, che però prima gli dobbiamo aver detto che un signed int i, sembra, ok, i uguale a cline, ah no, una cosa, if cline è maggiore di line plus x a cline. Ok, i uguale a cline o line, quello che volete, per 80 per 2. Adesso loopiamo finché, come prima, questa volta fino a quando msg è disuguale da null. Quindi vediamo ogni volta che msg è diverso da null,
cosa vogliamo fare? Dobbiamo controllare, perché